Presidente, c'è soddisfazione, no, per questa 12ª edizione del torneo, tanto impegno con i ragazzi che sono qui per giocarsi un trofeo internazionale. Beh, sicuramente una grandissima soddisfazione. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare, perché questo è il mio ultimo anno di mandato, ringraziare tutti i collaboratori che si sono spesi per riuscire a far così grande questa manifestazione. In primo Stefano Russo, De Colombani, la nostra Valentina segretaria e tutti qua, decine e decine di ragazzi che si sono impegnati per far tutto, dalla prima cosa all'ultima. Volto storico, Stefano, di questa manifestazione importante, dove si coinvolgono atleti di diverse età e di diversi paesi. Innanzitutto, insomma, è un'emozione poter continuare ad assistere a questo torneo. Ormai 12ª edizione, quindi dal lontano 2012 abbiamo dovuto settare l'anno del Covid, siamo sempre più cresciuti. Quest'anno c'erano addirittura 22 squadre partecipanti il sabato e la domenica, tra squadre senior, le squadre giovanili e femminili. Più, grande orgoglio, il venerdì c'erano 4 squadre under 14 della regione. Oggi si conclude il torneo in questa giornata, quali sono le squadre coinvolte? Oggi abbiamo visto 3 squadre nazionali, più abbiamo squadre dall'Italia, tutta Italia, perché quest'anno c'è anche il Catania, e da altre 4 nazioni partecipanti, quindi c'è Polonia, Ungheria, Svizzera e Germania. Siamo qua impegnati in questa bella manifestazione e le squadre nazionali sono 3, c'è anche l'under 18 maschile A, under 18 maschile B e l'under 21 femminile. E stiamo giocando in questo momento la qualificazione alla semifinale, siamo in vantaggio in questo momento, i miei collaboratori stanno gestendo la partita e niente, bella esperienza, il tempo è buono, l'atmosfera qua è, diciamo, è calda, il posto è molto, molto bello e confidiamo in una finale tutta italiana.